Fermi tutti. Allora, se volete vedere direttamente il tutorial su come costruire un muro in gabbioni, vi consiglio di andare direttamente al minuto che vi scrivo qua sopra. Invece, se volete vedervi tutto quello che ho fatto in baita e tutta la giornata di lavoro, niente, buona visione. Signori, bentornati in baita. Oggi faremo un po' di cose a caso anche a sto giro, perché ho qui, adesso magari vi spiego, qui ho i sassi che spero bastino per finire il muro, spero, perché non ne posso più di andare in giro a raccattare sassi a caso. Poi ho qui questo pezzo di legno che penso di tagliarlo a metà e lo andrò ad utilizzare come tettuccio per le due colonne del cancello, perché ok che è legno di castano, quindi sarà, non dico eterno, però più o meno, però volevo proteggere la parte superiore perché andrò a tagliare il tronco sfettato a 45 gradi e sopra rimetto questo pezzo di legno che farà da tettuccio, almeno l'acqua potrà scivolare e basta, almeno non viene, diciamo, succhiata all'interno delle fibre. Do una carteggiatina ai pezzi di legno, gli do una bella mano impregnante, altri lavori da fare, poi qua volendo ci sono un'infinità di rovi da tagliare qua dietro, magari farò anche quello. C'è un po' di roba, dai, iniziamo. Con cosa lo taglio? Bella domanda. Nell'ultimo episodio ho fatto una stronzata. E adesso ne sto pagando le conseguenze, ovvero ho usato, no dai, non ve lo dico perché mi vergogno, you
Ed eccomi qua col tutorial sulla costruzione di questo maledetto muro in gabbioni. Allora, è semplicissimo, quindi tranquilli veramente, se ce l'ho fatta io, che non sono né un muratore, né un posatore di pietra, né niente di niente, cioè veramente non ho studiato per fare questo, faccio tutt'altro, cioè lavoro in ufficio dietro a un computer, quindi veramente su questo tranquilli, quindi qua capacità per fare un lavoro del genere, base, veramente. Allora, anche qui poi come materiali, attrezzatura, anche qua veramente ci vuole pochissimo. Attrezzatura come attrezzi, una tenaglia, un paio di guanti e essenzialmente basta. Cioè non serve altro. Come materiali invece anche qui molto semplici e molto economici. Abbiamo, vi do le quantità per fare 2 metri di muro. 2 metri di muro che poi saranno alti 60 cm per 40 cm di larghezza, che è quello che ho fatto io. Allora, io ho fatto 3 spezzoni da 2 metri, quindi in totale un muro da 6 metri. Quindi per 2 metri servono 2 reti elettrosaldate 2 metri per 1 metro, con la maglia 10x10 cm ovviamente, che è secondo me perfetta, cioè ovvero è una maglia dove non è né troppo piccola né troppo grande, così almeno ci stanno bene dentro i sassi decenti. Poi altro, fil di ferro, spessore 2-3 mm come quantità, non saprei bene quantificarlo, prendete un po' di metri, si avanza, viene sempre utile per fare altri progetti. Vado un po' a sentimento, fil di ferro, ve lo spiego dopo per cosa vi servirà. Geotessile, fondamentale anche qui, l'utilità ve la spiego dopo. Quantità, fare una striscia da alto 1 metro, lunga 2 metri, se si fanno 2 metri di muro, se si fanno 10 metri di muro prendete 1 metro per 10. E essenzialmente poi i sassi, fondamentale, la materia prima, ecco, sassi veramente ne vanno dentro una cifra, poi ovvio dipende quanto grande il muro che fate, però ecco, per 2 metri con le dimensioni che vi ho detto ci va circa 0,5 metro cubo di materiale. Io ho avuto la fortuna di trovare tutti i sassi in giro per il bosco, perché ho un bosco che è pieno di sassi, cioè si trovano da tutte le parti, sposti un attimo una foglia e trovi veramente di tutto e di più, e piano piano con la motocarriola me li sono portati in zona costruzione. E quindi li ho avuti praticamente gratis, però ecco, qui potete prendere veramente di tutto e di più, cioè prendete i sassi che volete e basta. Procedimento, che magari qualcuno che ha seguito tutta la serie l'ha visto dall'inizio alla fine, come si fa? Anche qua è una boiata. La parte più delicata, diciamo, secondo me è la preparazione alla base, cioè fate un bel basamento bello dritto, a bolla, piano, cioè fatto bene, perché se fate la base fatta male poi di conseguenza il muro nasce storto, tira le onde, non proprio bello. Quindi un minimo, appiattite la base, compattate un po' il muro, tirate la bolla e basta. Quindi anche qua abbastanza semplice. Poi cosa bisogna fare? Si iniziano a prendere le reti, prendete un foglio, lo piegate a L e poi il secondo foglio lo andate a legare, magari vi metto qualche video per spiegarmi meglio, e il secondo foglio lo tenete dritto, lo si piega alla fine quando si è completato il muro, che anche qua vi faccio vedere. E mentre andate a posare la pietra all'interno del muro, vi consiglio ogni 20 cm circa di altezza di mettere ogni tanto dei tiranti col famoso fil di ferro, tiranti che ci aiutano per evitare di far spanciare il muro, perché se si buttano dentro le pietre a caso, che si può fare benissimo, io sono stato qui a posarli in un modo un po' tipo muro secco per farlo un po' più bellino, però farlo così o farlo con i sassi buttati dentro a caso è la stessa identica cosa, la stessa funzionalità del muro. Quindi sta a voi decidere su come farlo. E niente, questi tiranti servono appunto per far sì che la rete rimanga dritta. Se non li mettete, o se mettete questi tiranti un po' laschi, un po' lunghi, non lunghi esattamente quanto la lunghezza del muro, poi il gabbione vi si imbarca. Posa della pietra, qualche consiglio. Niente, io sono stato lì a metterlo bene, cioè bene, più o meno, tipo muretto secco per farlo un po' più carino. Se avete magari anche, o se volete mettere dentro anche dei vecchi mattoni che avete lì e non sapete cosa farne, ok, potete metterli all'interno, li nascondete un po', e almeno vi fanno comunque da peso, che questo muro qua funziona grazie
al peso, e una volta che mettete dentro la pietra, chiudete tutto, cioè sto qua non lo smuovete più, pesa le tonnellate. E poi, dopo aver, o anche durante, come ho fatto io, la posa del muro, potete iniziare già anche a piazzare il geotessile. Geotessile che è fondamentale per evitare che la terra entri all'interno del muro e tappi i pori che ci sono, i vari intercapedini che ci sono fra una pietra e l'altra. Intercapedini che servono per il corretto scorrimento dell'acqua. E se l'acqua non scorre, il muro praticamente viene giù. Cioè l'acqua fa una certa spinta che poi ti butta giù il muro. Quindi bisogna sempre avere, diciamo, prima un filtro per far sì che l'acqua poi riesca a defluire all'interno del muro, cioè più che all'interno, oltre poi anche il muro, e almeno vi evita di avere il muro che poi ve lo butta giù, inizia un po' a strotarsi. Poi una volta posata la pietra, piegate l'ultima rete, la seconda, e col fil di ferro andate a chiuderla. È una boiata, veramente semplicissimo, ed è il bello di questo muro, che si può realizzare con i materiali che si hanno in loco, che è quello che ho fatto io, che è per me una cosa veramente fondamentale, perché portare su tutte le prisme, tutto il cemento, fare tutte le robe sarebbe stato un casino logistico veramente incredibile, oltre al fatto che poi secondo me un muro fatto con le prisme non è mai bello quanto un muro fatto così in gabbioni o a secco, e non ha neanche la stessa funzionalità, perché un muro fatto con le prisme l'acqua non passa e poi col tempo viene giù. Mentre così è un muro che poi si va anche a integrare con tutto l'ambiente che c'è attorno, fatto con la pietra che ho trovato lì in zona, ed è, secondo me, spettacolare. Non l'ho ancora finito. Se volete vedere il muro completato al 100%, vi consiglio di continuare la serie, perché secondo me nel prossimo weekend riuscirò a prendere le ultime pietre e a posare le ultime veramente 4-5 pietre, perché non manca molto. Qua sono riuscito a completare i primi 2 metri, ne mancano ancora 2, però ecco, la pietra che manca non è tanta. Per darvi un'idea, qua mi è andato via 1,5 metri di sassi, che da raccattare in giro con la motocariola è stato veramente un cinema assurdo. Però contento del lavoro, perché è veramente tanta roba, un muro che poi secondo me è eterno. Già ho iniziato a lavorare durante qualche pioggia e non si è mosso neanche di 1 millimetro. E niente, spero che il video vi sia stato d'aiuto. Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo, come sempre, settimana prossima con un nuovo video. Ah, iscrivetevi, perché questa parte di voiceover lo sto registrando che sono quasi le 10 di sera dopo 10 ore di lavoro, quindi ragazzi, anche solo un mi piace ci sta. In ogni caso, a settimana prossima con un nuovo video.